Benvenuti nel nostro spazio di approfondimento, spazio notizia, spazio dedicato ai vari temi che riguardano Torino e il Piemonte, e oggi ci occupiamo di cultura, in modo particolare di teatro, portato però anche nei locali torinesi, e parliamo di Inferno, pensate, Inferno naturalmente dantesco, perché c'è un attore che proprio qui a Torino da diverso tempo porta avanti un progetto dedicato appunto a questo testo meraviglioso ma anche abbastanza complesso. Benvenuto quindi a Saulo Lucci. Grazie. Grazie di essere venuto nei nostri studi. Il progetto spettacolo, non è in realtà è un progetto perché è appunto più ampio, si chiama El o Dante, nel senso che L.O. naturalmente si gioca su quello ma anche su El Inferno, immagino, no? Esattamente. Quindi, insomma, ci sono, ormai tutti gli attori vogliono parlare di Dante. Ma tutti gli attori non lo so, nel senso che però è un argomento che quando lo conosci non puoi fare a meno di volerlo integrare al tuo lavoro, per cui se il mio lavoro è quello di attore, una volta presa la passione della Divina Commedia ho dovuto cercare in qualche maniera di portarla in scena. Ecco, perché è sicuramente un testo meraviglioso, ma non facile, non è che uno dice, insomma, sicuramente non immediato anche per il pubblico, no? No, infatti quello che a me interessa è cercare di superare la memoria che si ha della scuola di questo testo. Io in realtà non ho mai studiato a scuola perché ho fatto studi professionali, però tutte le persone che mi incontrano dopo lo spettacolo mi dicono: mamma mia, io ho una memoria terribile di questo testo qua, invece me lo fai riscoprire. Per me questo è un obiettivo raggiunto proprio pienamente, perché per cui quello che voglio fare io è in qualche maniera appunto screditare la parola sbagliata, però togliere quell'aura di noiosi di noia, sì, e di bruttura di un testo che invece ha fatto la storia della letteratura italiana, se non certo, quella mondiale. Certo. Sicuramente per la lingua italiana è stato un caposaldo, una pietra miliare della lingua, ma non per questo dobbiamo affrontarlo in maniera noiosa. Per me, neanche deriderla, cioè io non voglio deridere né Dante né il suo tempo, ma quello che voglio tirar fuori è l'umanità del personaggio Dante, dei personaggi che vengono descritti, e l'umanità dei personaggi storici certe volte ci fa sorridere perché li troviamo molto più simili a noi di quanto non pensiamo quando li vediamo nella loro aura di intoccabilità. Certo. 34 serate, quindi, perché sono uno più 33, immagino, sì, no? Esatto, perché i canti della Divina Commedia sono 100 e visto che non poteva dividerli 33 periodico per cantica, certo, i canti, quindi si intende il primo canto dell'Inferno come introduttivo di tutta l'opera. Il famoso nel mezzo del cammino della nostra vita, insomma, quello è quello introduttivo, e poi 33 l'Inferno, 33 Purgatorio, 33 Paradiso. Esattamente. E quindi come si affrontano questi... Allora, il pubblico può votare il canto che vuole sentire, vuole sentire nella serata. Io chiamo un volontario dal pubblico che possa estrarre dall'urna dove si è votato uno dei foglietti. Quindi non sono in ordine? No, non li faccio in ecco. ordine. Non sono in ordine, si estrae un foglietto e senza dirmi a che canto che numero è, il volontario apre l'Inferno nel canto corrispettivo, sì, nel numero di canto corrispettivo al foglietto estratto, senza dirmi niente. Da lì estrae un verso un primo verso di terzina qualunque, e io mnemonicamente ripeto riconosco la terzina, certo, la ripeto e identifico in che canto, certo, è messa. Per cui da quel momento lì in avanti io poi racconto il canto. Il canto normalmente racchiude una descrizione dell'ambiente, della pena, qualche mostro e naturalmente il personaggio principale, sì, per cui che normalmente è un personaggio storico, altre volte mitologico, per cui ne racconto o la storia mitologica. All'interno di questo racconto inserisco delle canzoni tratte da un repertorio pop rock quasi esclusivamente inglese, anglofone, insomma, anche americane in realtà più che inglesi, però comunque anglofone. Questo perché mi diverte l'idea di un link dal 1300 al XX-XXI secolo, e un po' molti mi dicono: ma perché le fai in inglese? Molti non lo capiscono il link. Lì io dico: ma
Intanto è un mio divertimento, per cui molti... Vabbè, sento un po' di musica, diciamo. Esatto, molti magari non colgono il momento, però hanno un attimo di relax in cui invece di seguire una marea di parole e una marea di informazioni possono un attimo staccare e ascoltare una canzone sperando che venga eseguita nel migliore dei modi. Certo, insomma. Certo. E Dante che figura ci fa? Per me Dante... non ha mai torto, prima di tutto, nel senso che quello che mi piace è vedere come in 700 anni i vari commentatori abbiano espresso opinioni assolutamente divergenti, ma non tanto sulla bontà del testo, che è assolutamente inequivocabile, ma anche su alcune espressioni. Alcuni dicono vuol dire una cosa, ne vuol dire un'altra, e alcune volte sono proprio in contrasto. Sì. E comunque non mancano quelli che fanno dei commenti negativi, e certe volte a delle terzine un po' troppo, vengono chiamate preziose, cioè non poco, poco chiare, e che si arrovellano su se stesse, quasi fosse soltanto un esercizio di stile. Io sono sempre dalla parte dei commentatori che trovano in quello che Dante ha scritto qualcosa di geniale, eccezionale. E sublime. Per me non... io non, cioè, per me rimarrà sempre vincente, benché, anzi forse proprio perché nella vita lui è stato un perdente, è stato un esiliato, reietto, ha trovato pochi aiuti, quei pochi probabilmente sono quei grossi aiuti che gli sono serviti per arrivare alla fine della sua opera, però non ha mai ricevuto quello a cui lui ambiva, che era l'alloro poetico, certo. Cioè un riconoscimento in vita della sua... Beh, però sapeva farsi rispettare, ecco, pare aveva un bel carattere, insomma, determinato, e anche un po' dalla poesia emerge, sì, no? Anzi, forse proprio per il suo carattere non è mai rientrato dall'esilio, perché quando gli è stato proposto di rientrare, gli hanno detto tu puoi rientrare a Firenze, ma devi fare ammenda dei tuoi peccati. Lui era stato accusato di baratteria, cioè di aver rubato il denaro pubblico. Cose che subito la cosa non ci riguarda. viene esiliato, anzi viene condannato al rogo, e gli dicono dopo un po' di anni tu puoi rientrare se fai ammenda. E lui dice no, allora io non, a queste condizioni non rientro, perché quindi... io non ho commesso nessun reato, per cui non chiedo. Allora, riusciamo a sentire 40 secondi di Dante? Allora, mi piace quando mi chiedono così al volo, invece di andare a prendere qualcosa di famoso, andare a prendere qualcosa di strano. Cioè nella Divina Commedia succedono pochissime cose, e quando succedono diventa un momento veramente quasi sportivo. Ecco, mi piace un momento che a me sembra quasi da telecronaca calcistica. Succede questo. Ed ecco due che dal sinistro canto, nudi e graffiati, correndosi forte, che della selva rompieno ogni rosta. E quel dinanzi, ora corri, accorri morte, l'altro cui pareva tardar troppo, gridava, l'ano sì non fu raccorte, le gambe tue e la giostra dal toppo. E poi, che forse le fallì alla lena, di sé ed un cespuglio fece groppo. Di retro loro era la selva piena di nere cagne, bramose correnti, come veltri cuscissar di catena. In quel che s'acquattò miser li denti, e quel di laceraro a brano, poi se importaro quelle membra dolenti. Ed è proprio da telecronaca, nel senso che è raccontata anche da telecronaca. Complimenti. Allora, Saulo Lucci, abbiamo detto tutto questo, ma non abbiamo detto dove si fa. Si fa in diversi locali, no, in un locale, Torino. In diversi locali a Torino, tutti i giovedì. Ecco. Tutti i giovedì c'è l'inferno, ormai siamo giunti, ne abbiamo già fatto, tre canti, ma stiamo andando avanti. E su Facebook, se mi cercate Saulo Lucci, io pubblico sempre l'evento di tutti i giovedì sera. Ecco, così insomma uno sa dove andare. E sabato, ci sono tre sabati dove però sarà ospite anche al Circolo dei Lettori. Sabato 15 ottobre con i Lussuriosi, canto Paolo quinto. E Francesca. Poi Lussuriosi, non so così, era Paolo e Francesca, una delle pagine forse più poetiche, più romantiche. Poi sabato 29 ottobre i Consiglieri Fraudolenti con Ulisse Diomede, quindi insomma, meraviglioso. E poi sabato 19 novembre con il Conte Ugolino, così finiamo in bellezza per la pausa, diciamo, a proposito anche di enogastronomia, chiamiamola così. Va bene. Allora, questi dunque sono gli appuntamenti. Grazie a Saulo Lucci, in bocca al lupo per questa... Grazie. Mille. Nuova edizione, diciamo terza edizione, quindi è piaciuta evidentemente. Se sta continuando ad andare avanti. I torinesi apprezzano Dante?
Pare di sì, è incredibile come ogni tanto mi chiedano addirittura delle feste di compleanno perché c'è qualcuno che è appassionato di Pensa. Dante. L'ultima festa che ho fatto è per un ragazzo che in realtà ormai vive fuori Italia, ma che mi ha detto che in casa sua ha una Divina Commedia per ogni stanza. Ed è di Torino? Cioè, Sì, ma abita fuori Torino, sì, abita fuori Torino. beh, insomma, Aveva questo detto. è un bel segnale, no? Sì, sì, Insomma, sì. anche per voi attori. Sì, E sì. poi, a parte questo, cosa farà Saulo Lucci? Così, diciamo. Ma io partecipo anche a un musical che si chiama Il Principe Ranocchio. Ah, di cui forse di cui abbiamo parlato proprio in questa sede, quindi allora a maggior ragione. Bene, allora in bocca al lupo per questa esperienza infernale, è il caso di dirlo. Grazie E Saulo Lucci quindi su Facebook per vedere le serate e appunto dove si tengono. mille. E Esatto. naturalmente, grazie a voi per averci seguito. A presto. Grazie.